Erano le 17.59 quando un rumore sordo sconvolse Palermo. Una Fiat 126 rubata, contenente circa 90 kg di esplosivo al plastico, venne fatta esplodere in via D'Amelio al civico 21 sotto casa della mamma del giudice Paolo Borsellino, che in quella calda domenica di luglio stava salendo per andare a farle visita. 32 anni dopo Bari commemora quella che fu definita la strage di via D'Amelio, l'attentato di stampo terroristico mafioso in cui persero la vita il magistrato siciliano e 5 agenti della scorta. Le celebrazioni dapprima sotto la targa toponomastica della strada che porta il nome di Borsellino e Falcone, poi davanti al murale fatto realizzare dalla Will Puglia sulle mura dell'ex casermette, laddove entro il 2026 sorgerà il nuovo parco della giustizia del capoluogo. Questo manifesto che è perennemente qui affisso all'inizio di Viale Falcone e Borsellino ci ricorda il martirio di due grandi magistrati, oltre agli uomini della scorta, nella lotta alla criminalità organizzata, alla mafia. La città ovviamente non può dimenticare, non deve dimenticare, così come tutti noi non dobbiamo dimenticare. La memoria però non è soltanto un esercizio retorico, non dobbiamo dimenticare per ricordare i martiri della mafia e fare in modo che tutto ciò che è avvenuto in passato non si ripeta mai più. Obviamente.